Ilda Curti, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare di un festival che ci interessa particolarmente perché laddove c'è la parola bene comune credo che sia importante, no? Ed è proprio da questo che noi vogliamo partire, Ilda Curti, il Festival Internazionale dei Beni Comuni. Questa è la seconda edizione, ma in verità è come se fosse la prima, una ripartenza, ma una partenza vera, effettiva, oltretutto con un respiro internazionale. E intanto grazie e buona mattinata e buon ascolto. E mi piace cominciare così perché le parole spesso sono usurate, dobbiamo prenderci cura delle parole e anche la parola bene comune rischia di essere un bene, una parola usurata, che si usa, un termine che si usa però senza andare in fondo. E allora proprio prendendosi cura di questa parola, che è una parola importante, a Chieri alla fine di giugno abbiamo voluto, su ovviamente mandato dell'amministrazione, che sul tema della gestione dei beni comuni è una delle amministrazioni, diciamo, più avanzate d'Italia, organizzare un appuntamento, 4 giorni, dove cercheremo di andare a fondo del termine bene comune. Intanto facendo una scelta, abbiamo fatto una scelta, la città, i luoghi in cui viviamo sono dei beni comuni e questo significa quindi mettere insieme tutti gli attori che calcano la scena della città, dello spazio comune, per trovare il modo di definire che cosa significa per una nuova cittadinanza il bene comune. E quindi questi saranno appunto 3 giorni densi dove si confronteranno innovatori urbani di tutta Italia, dove ci saranno letture, ci sarà poesia, ci saranno sguardi e soprattutto ci sarà la possibilità di confrontarsi su un tema che tutti i nostri territori hanno oggi, che è il tema del riuso, dei vuoti. Noi ereditiamo dal Novecento dei territori che hanno un sacco di ex scuole, ex fabbriche, ex porti, ex stazioni. Allora queste cose ex possono diventare una nuova rinascita nei territori se si immagina che possano diventare dei luoghi dove si pensano le funzioni del futuro, funzioni di nuova socialità, funzioni di sostenibilità ambientale, funzioni educative. E questo è un po' la trama dei 4 giorni di festival di Chieri. E verranno esperienze interessanti. Ci saranno appunto quelli che nel gergo si chiamano i makers, quelli che fanno, i giovani che occupano dei luoghi e gli danno impulso, gli ridanno vita. Ci saranno amministrazioni locali come Bologna, Milano, che in questo momento su questi temi sono molto avanzate. Ci sarà l'esperienza di Barcellona, perché ci sarà l'assessore alla cultura di Barcellona, che è un interessante luogo di sperimentazione civica, e quindi questo è insomma un ricco palinsesto. Lei diceva poco fa, Ilda Curti, a proposito di Chieri, per dare una ragione d'essere veramente a questo festival dei beni comuni, perché diceva che Chieri è tra le più avanzate d'Italia. Che cosa significa praticamente essere in una forma avanzata sul tema dei beni comuni? Beh, significa, diciamo, qualche anno fa è iniziata una riflessione e alcune sperimentazioni in Italia proprio sul tema dei beni comuni, che in qualche modo identifica la cogestione dei beni comuni come uno strumento per poter riappropriarsi dei luoghi. Cogestione significa un'amministrazione pubblica disponibile anche a cedere una parte di sovranità e di potere sui luoghi, ma anche un tessuto sociale, civico, culturale disponibile.
la prima città che ha adottato il regolamento per, per la gestione dei beni comuni è Bologna, che è stata un po' una apripista qualche anno fa, 3-4 anni fa, ne sono seguite altre, anche Torino 2 anni fa, e Chieri è stata la seconda città in Italia ad adottare un regolamento. Questo significa che è una città che ha siglato molti patti di cooperazione, si chiamano così, vale a dire l'amministrazione e gruppi anche informali di cittadini fanno un patto di collaborazione per gestire alcuni luoghi, che può essere il parco, il giardino, l'aiuola, perché c'è una cittadinanza disponibile a prendersi cura insieme all'amministrazione. Questo non significa la deresponsabilizzazione da parte dell'attore pubblico, ma invece anche una chiamata alla disponibilità civica, ecco. E sono dei temi molto importanti, questi sono dei temi su cui bisogna confrontarsi necessariamente, perché il tema del bene comune non è solamente un tema del festival, che è già importante di per sé, perché è un momento di riflessione, di confronto, perché il bene comune porta dentro proprio queste parole, riflessione, confronto. Ma non crede Ida Curti che questo tema del bene comune, dei beni comuni, parliamo pure al plurale, possa essere uno snodo di confronto, potremmo definirlo culturale, ancor prima che politico, sì, ancor prima che sociale, ancor prima che civico, no? Potremmo definirlo un'azione culturale che ci possa dare, non dico delle risposte, ma quantomeno sollevare delle domande in tema anche, sì, di questi beni comuni, anche dedicato alle persone, alle nuove persone, sì, che stanno arrivando. Assolutamente, è una sfida innanzitutto culturale, perché significa in realtà riportare uno sguardo, anche utilizzando pensiero laterale, sui luoghi che diamo per scontati, che sono i luoghi che abitiamo, e significa però anche ridare, mi lasci il termine, una visione umanistica alle nostre città, farle uscire dalla tecnica, dalla pianificazione, per avere una, appunto, per riportare al centro il fatto che perché le città sono luoghi comuni, sono beni comuni, perché nascono per l'incontro i nostri territori, le nostre città, i nostri paesi, nascono per proteggerci dall'esterno, ma per farci incontrare all'interno. Le piazze delle città europee e delle città italiane sono luoghi di incontro e di relazione. E nascono così, la città novecentesca, l'ansia securitaria, in qualche modo hanno privatizzato lo spazio pubblico, privatizzato nel senso che ognuno ha il suo posto. Da una parte ci sono gli anziani che possono giocare alle bocce, da un'altra c'è lo spazio per i bambini, però diciamo, quell'incanto che dà la relazione all'interno dello spazio pubblico abbiamo rischiato di perderla. E invece bisogna ricominciare a pensare che lo spazio è uno spazio comune, è uno spazio comune che però deve essere uno spazio inclusivo. Lei ha fatto un accenno ai nuovi arrivati, certo che bisogna pensare che questo spazio, questo bene comune, è un bene comune che deve includere le persone, quelle che c'erano e quelle che ci sono e quelle che ci saranno, e quindi è un enorme, gigantesco, è una gigantesca scommessa culturale, prima ancora che politica, anche perché la politica cambia se c'è una cultura che cambia, no? Cambia dopo la politica. È importante che la politica cambi insieme con la cultura, perché vanno che si vogliono sicuramente a braccetto. Cosa significa, Ida Curti, essere direttore artistico, direttrice artistica di un festival come il Festival dei Beni Comuni? Tra l'altro ricordiamo, insieme con Claudio Calvaresi, la direzione artistica. No, scientifica. Sì, chiedo scusa, sono io ad aver sbagliato a scrivere, ho scritto direzione artistica, ma è comunque scientifica in questo caso. Sì, siamo io e Claudio Calvaresi, perché Claudio Calvaresi, professore politecnico di Milano, lavora ad Avanzi, che è la società milanese che ha vinto
l'appalto per l'organizzazione del festival a Chieri, con cui collaboro. E noi abbiamo cercato, insomma poi vedremo se ci siamo riusciti, però abbiamo cercato di dare contenuto, di avere un'idea di Festival dei Beni Comuni, l'abbiamo proposto all'amministrazione e poi abbiamo lavorato, devo dire ormai quasi un anno, ai contenuti e quindi poi al programma, alle persone. Abbiamo in qualche modo messo a disposizione della città di Chieri le nostre relazioni, ci occupiamo sia io che Claudio di questi temi da moltissimi anni e quindi abbiamo anche, come dire, costruito prima ancora del programma il... detesto usare le parole inglesi, però il concept, quindi il contenuto, insomma, del festival. Questo vuol dire, poi viviamo in epoca dove si utilizzano i termini pomposi, quindi il direttore scientifico è un po' pomposo. Vabbè, però ci vuole in ogni caso. No, la parola vuole, contenuto, certo. Tra l'altro è molto bella, perché comincia con quella preposizione che fa parte di un bene comune, la preposizione con. Certo. No, certo. Un tenere insieme, credo che sia molto importante questo. E qual è il sito di riferimento per avere le informazioni sul programma, Ilda Curti? Allora, festivalbenicomunituttoattaccato.it, c'è un canale social, Area Festival Beni Comuni su Facebook. E adesso spigoliamo Ilda Curti su questo festival, alcuni dei nomi, anche se effettivamente proprio per nostro desiderio, nostro percorso di racconto dei festival, certo è sempre molto facile citare i grandi nomi perché sono anche presenze importanti, ma ci sono delle presenze che sono meno note ma che a volte durante i festival noi consigliamo sempre perché sono delle bellissime scoperte. Ci può indicare tre appuntamenti a sua scelta? Sì, allora, ovviamente quelli a cui sono più affezionata io, anche se ce ne sono molti, però per mia sensibilità. Un appuntamento, questo è un po' tecnico specialistico, però penso sia importante, la sabato mattina alle 9:30, dove ci sarà una riflessione su quali sono le competenze necessarie ai rigeneratori, a chi si occupa di beni comuni, perché le nostre università non stanno facendo una riflessione, continuiamo a formare specialisti e tecnici quando invece abbiamo bisogno di persone che abbiano la multidisciplinarietà e una capacità, una trasversalità, insomma, per operare nei territori. Quindi quella mattina si confrontano alcune accademie che sono le più avanzate, la UAV di Venezia, l'Università di Torino, la Facoltà di Economia e invece alcuni soggetti che fanno e che hanno il problema di non trovare le competenze, come ENA, che è una rete nazionale di innovatori culturali e sociali. L'altro appuntamento a cui sono particolarmente affezionata, visto che Chieri, poi lo dico per gli ascoltatori, è una città di 30.000 abitanti a 30 km da Torino, nella collina, che ha avuto dalla metà dell'Ottocento, era un distretto tessile legato al cotone, poi naturalmente ha subito tutto il declino, diciamo, della produzione tessile, è rimasto poco, ma ci sono ancora degli spazi molto interessanti, in particolare l'area ex Tabasso, che era un enorme stabilimento di tessuti di cotone. Quindi nel pomeriggio del sabato, questo lo dico
mi sembra abbastanza interessante, abbiamo cercato di mettere insieme esperienze diverse legate al tessile. Da un lato ci sono due, l'80, che è un'esperienza di Prato molto interessante, due sorelle giovani, una designer creativa e invece una più pragmatica, che hanno, si sono fatte carico di una fabbrica abbandonata e lì hanno costruito un luogo di co-working, di attrazione di giovani designer che avevano bisogno di trovare dei luoghi a basso costo per cominciare a lavorare. Un'esperienza molto interessante perché sono due ragazze giovani che hanno fatto una scommessa in un posto che tutti davano per perso. E sempre in quella sessione, in questo seminario, ci sarà una persona di cui sono veramente molto, sono molto orgogliosa che ci sia, che è Indra Fram, che è una giovane ragazza, 24enne, una giovane stilista, di origine marocchina, cresciuta a Torino, che sta diventando, ha investito, è molto brava ed è una delle promesse della modest fashion. Della moda modesta, che è una tendenza internazionale molto interessante, e lei è una che sta reinterpretando la moda declinandola, diciamo, per le giovani ragazze musulmane che sono nate in Europa, che si sentono europee e che però non vogliono rinunciare né alla bellezza né alla al fatto di vestirsi in un certo modo. Quindi Inde è una ragazza molto in gamba che dimostra in realtà come i nuovi arrivati, quelli che chiamiamo i nuovi arrivati, possano dare un grandissimo valore aggiunto in termini di creatività e di pensiero. E noi È una donna. seguiremo anche nei giorni prossimi il Sì. Festival Internazionale dei Beni Comuni di Chieri con altre voci, altri protagonisti. Prima di lasciarci, Ilda Curti, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? E il libro che mi fa compagnia in questi giorni, ne ho uno così, a cui sono molto affezionata, che ho sul comodino, che è un libro di Franco Arminio, Geografia commossa dell'Italia interna, che sono una raccolta di riflessioni, pensieri e poesie sui territori. Ed è una bella lettura così, che accompagna il sonno prima di andare a dormire. È una geografia anche delle emozioni, quella di Franco Arminio, perché Sì. lei prima parlava anche di sguardo, Sì. a proposito del Festival del Bene Comune, è la poesia, anche lei, anch'essa, è un bene comune da tenerne conto. Assolutamente. Grazie ancora, Ilda Curti, per il tempo che ci ha dedicato. Grazie. Buona Buon trasmissione. festival. Arrivederci.